Sono con Flavio Valgimigli per la presentazione della nona edizione del Marghi All Star, ovvero sia il torneo tradizionale che a Forlì, appunto, quest'anno saranno 9 anni, tiene vivo il ricordo di Matteo Margheritini, ma soprattutto riunisce tutti gli appassionati di pallacanestro, non solo forlinesi. Allora Flavio, quali sono le novità per questa edizione 2018? Ciao Enrico, le novità per questa edizione, a parte l'aumento dei giocatori, perché come stavamo cercando di organizzare saranno sicuramente più di 150 giocatori, ovviamente come negli ultimi anni c'è la caccia al top player, ogni squadra cercherà di accaparrarsi il professionista di turno e la principale novità sostanzialmente sarà che cerchiamo, o comunque siamo già organizzati, abbiamo il patrocinio del comune e anche come evento di Felicità Europea dello Sport, di fare la finale in Piazza Saffi. Questa sarà mercoledì 11 luglio all'interno anche dei Mercoledì del Cuore. Questa è sostanzialmente la principale novità, cerchiamo sempre comunque di evolverci, di allargarci, dare più ampio spazio a tutti i giocatori appunto della zona e anche fuori provincia, ai giovani e ai meno giovani, che vogliono comunque sfidarsi, tirare a canestro, sempre nell'ottica di ricordare Matteo Margheritini e comunque come azione benefica, perché ovviamente tutto il ricavato è devoluto sostanzialmente ad Admo. Si parte lunedì di questa settimana per 12 squadre iscritte e ci saranno anche dei big, no? Sì, si parte appunto lunedì 18 grazie all'ospitalità comunque del Polisportivo Cimatti di Roncadello. Ci saranno ogni sera 3 partite da lunedì a giovedì con inizio alle ore 19.30. Ogni squadra può avere al massimo 2 big, under esclusi, ovviamente c'è sempre la caccia anche all'under perché sono fuori quota sostanzialmente. E si parla sostanzialmente anche di Jackson tra una delle squadre, poi ovviamente la squadra che è arrivata seconda classificata l'anno scorso, che conferma la presenza di Carraretto, Pieric, forse integra con Frassinetti, e più ogni squadra cerca di tenere segreto il proprio pupillo fino all'ultimo per non svelare le proprie carte. Più ci saranno anche molti giovani, anche del One Team o comunque che gravitano anche nel mondo di pallacanestro 2.015 e che vogliono mettersi in mostra o comunque dimostrare le proprie abilità all'interno di un contest appunto benefico. Ci sono anche altre iniziative importanti oltre a quella che hai giustamente già citato, che è il sostegno e la collaborazione con Admo. Quest'anno anche i ragazzi del basket in carrozzina, quindi probabilmente il liceo Forlì, ma non solo, le associazioni saranno coinvolte, perché insomma il Marghi All Star vuole allargare sempre più il proprio orizzonte. Sì, stavamo pensando e stiamo cercando di organizzare all'interno comunque di mercoledì 11 luglio, quindi la finale in piazza, prima della finale vera e propria, una sfida o comunque anche un triangolare ancora meglio, perché così vuol dire che riusciamo ad allargare l'invito ad altre realtà cestistiche e non, quindi col basket in carrozzina, quindi una sfida prima della finale appunto per sensibilizzare ulteriormente la comunità, comunque i cittadini che vengono a vedere l'evento sportivo e non durante il mercoledì del cuore. Un'altra cosa importante che ho messo prima, un'altra novità, è sostanzialmente il contest fotografico organizzato in collaborazione con Admo. Ovviamente si era pensato a un evento collaterale, sempre nell'ottica di allargare oltre al mondo cestistico, quindi a maggior ragione un contest fotografico organizzato e gestito da Admo, dove verrà premiata la foto che ovviamente verrà scattata durante il torneo, con premiazione appunto durante la finale, una foto che meglio rappresenta lo sport, il sociale e la vita.